Presidente, una eredità pesantissima raccolta da Gianluca Di Marzio, maglia numero 10. Eh sì, perché dopo aver attaccato gli scarpini al chiodo, la maglia dovevo darla a qualcuno. Allora c'era l'amico Gianluca, l'ho data a lui. Parliamo di calcio, Presidente, ne approfittiamo perché insomma c'è questo scontro imminente con l'Ancona in casa. È un momento, diciamo, importante per il Pescara, che tra l'altro è stato rivitalizzato da Cascione, a cui bisogna fare solo i complimenti, ha ridato equilibrio, organizzazione, serenità. Oggi la squadra, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, sa stare in campo. Oggi, Massimo, se mi permetti di dire in maniera diversa quello che tu hai voluto esprimere, oggi il Pescara è una squadra di Serie C, nel senso che gioca il campionato che deve giocare una squadra in Serie C. Squadra equilibrata, una squadra attenta che quando può ti colpisce e poi cerca di difendere quello che ha fatto sul campo. Quindi purtroppo la Serie C ci ha insegnato in questi 2-3 anni questo. Vincono quelle squadre quadrate, quelle squadre che prima di tutto prendono meno gol e poi ne fanno. Si gioca una chance di restare il prossimo anno, Cascione? Ma io questo, ripeto, non lo so in questo momento, perché sapete tutti che io sto lavorando per cercare di passare la mano. Se non dovesse succedere e dovessi decidere ancora io, avrà la possibilità di giocarsi una chance anche Emanuele. Comunque per me sta facendo un bellissimo lavoro, non è una scoperta, perché devo dire la verità, ci avevamo pensato anche l'altro anno. Contestualizziamo però il momento, quando lo scorso anno? Lo scorso anno all'inizio, quando stavamo decidendo su che cosa fare, se andare su un giovane, perché sapete che io non ho mai avuto paura di scommettere sui giovani. Presidente, ne faceva poc'anzi riferimento, trattative per la cessione della società, qual è lo stato dell'arte? Ma lo stato dell'arte è che il gruppo di professionisti sta lavorando, sta andando avanti anche abbastanza velocemente. Quindi io ritengo che nei prossimi 10-15 giorni o si arriva ad una chiusura con una proposta, oppure si va lunghi, perché poi cominciano ad esserci le scadenze e qualcuno dovrà fare le fideiussioni, qualcuno dovrà presentare i documenti, qualcuno dovrà pagare gli stipendi. Per cui, detto questo, il problema non esiste, la continuità del Pescara non è assolutamente in pericolo. Ho dato ampia disponibilità, come tutti sapete, a fare tutto, anche l'usciere per un periodo, senza nulla togliere l'usciere, ma farei anche quello nel Pescara, pur di accompagnare questo passaggio di consegne. Da Milano un'indiscrezione, come intermediario ci sarebbe il figlio di Capello, l'avvocato? No, non mi risulta, perché è uno studio di commercialisti. E Deloitte, la Deloitte? No, no. Non è la Deloitte? Assolutamente no. Nel calcio la regola chi più spende vince non esiste. Competenza e idee fanno la differenza. Competenza, idee e anche un pizzico di quella cosa che si chiama fortuna, che non deve mancare, perché nella vita ci vuole anche quello. È mancato qualcosa di tutto questo quest'anno? Ma io credo che a noi sia mancato il fatto che il mister non è stato bene. Per me questa squadra poteva fare molto di più, purtroppo si è creata quella situazione e da quella situazione noi per un periodo non ci siamo ripresi.